Permette? Basta dare una piccola spinta in avanti e poi tirare. Grazie, molto gentile. Io volevo solo aiutarla. Posso aiutarla, signora? Grazie. Ma lei è proprio un disastro. Mi dispiace. Lasci, facci. No, l'aiuto, guardi. Mi scusi, non ho fatto apposta. Lo spero. I fagioli cannellini, li mangio anch'io. Mi fa piacere. Sono... Lasci stare, finisco io, sennò lei mi fa un altro disastro. Ma no, guardi, io volevo solo rendermi utile. Trauma da bombardamento, vero? Se domani alle 7:25 sentirò ancora quel maledetto urlo, è evidente che soffro di chissà quale allucinazione, ma non lo sentirò. Perché non è andata a passare una settimana sulla Costa Azzurra? Vi farebbe bene. E il colonnello Malden? Chi si occuperà di lui? Al diavolo il colonnello Malden. Non dite così, sapete quanto gli devo. Avete parlato con lui? No, è molto malato, sapete. Capisco. Vi ricordate quando Marta ha lasciato Villa Paradiso? Circa 2 mesi fa. E da allora quante volte avete sentito quell'urlo? 3, no, 4. Eravate presente quando Annette morì? No, ma sembra che sia stata una cosa terribile. Si aggrappava alla vita, lottava contro la morte come una pazza. E adesso che è morta, torna dal mondo dei morti a tormentarmi. Fa degli scherzi, sposta le lancette degli orologi. È cattiva, vi dico. Jennifer, suonerete ancora per me prima della mia partenza? Io suonare? Volete prendermi in giro? Eppure stanotte vi ho sentita suonare. Non ero io. Adesso capisco, era lei. Lei chi? Annette. Annette mi odia. Mi toglierebbe il pane di bocca, i vestiti di dosso, l'anima dal corpo. Avete visto le sue mani? Con quelle mani ha strangolato sua madre. Ma la smetta di infortunare la signora. Vuole? Ma la lasci stare. Ma lei che si impiccia. Ma dove siamo? Ma si facci i cazzi. Ma guarda che io le do una sberla. Maleducata. Ma il signore ha ragione, lei mi stava importunando. Perché questo lo conosce? Certo che lo conosco. Viviamo proprio in un paese di selvaggi. È una cosa da pazzi. Mi accompagna per favore? Certo. Ma guarda un po'. Va davanti da solo adesso se ce la fa. Cafone. Cafone. Villano. Villano maleducato. Stronzo. Pure. Beh, io la ringrazio. Prego. Se non interveniva lei, quel porco, chissà cosa avrebbe fatto. Guardi qui. Mi ha strappato persino il reggiseno. Mi stringeva così forte che mi fa ancora male. Beh, adesso devo andare. Mio marito è già a casa e i bambini mi aspettano. Lei è sposata? Oh, sì, ho 2 bambini che adoro. Io volevo chiederle se potevamo bere una cosa insieme, una tazza di tè. Guardi, proprio non posso. Signora. Mi dispiace. Signora? Ho vissuto un'esistenza burrascosa. Fin da piccola ho subito dei traumi terribili. In che senso? Beh, nel senso che a soli 13 anni ero già come adesso. Voglio dire, qui e tutto il resto. Una sera, tornando a casa, fui avvicinata da un uomo enorme con dei baffi che mi diede un passaggio in macchina, ma invece di portarmi a casa mi trascinò su di un prato e... E la violentò? Sì, ma il fatto grave fu che provai un piacere enorme.
un piacere che non ho mai più provato in vita mia. Si figuri che restammo su quel prato dalle 6 alle 8 ore senza mai smettere un attimo. 6 o 8? 8 direi, forse anche più. E lui aveva i baffi. Oh sì, dei magnifici baffi neri, come il carbone. Li sogno ancora la notte, quei baffi. Certo, deve essere stata un'esperienza terribile. A soli 13 anni. Ah, fu un vero scandalo. I miei decisero di mandarmi in collegio dalle suore. Non l'avessero mai fatto. La madre superiora, che era un donnone grosso, con dei muscoli enormi, insegnava anche ginnastica, si incapricciò di me e voleva che la sera andassi a dormire in camera sua. E lei? Che cosa potevo fare? Avevo solo 14 anni. Eh beh, certo. E dormivate insieme? Beh, per dormire dormivamo ben poco. Anzi, pochissimo. Quasi niente, direi. Ah, quei baffi. Che baffi. Anche la madre superiore aveva i baffi? No. Tardi, devo proprio scappare. Peccato, starei ore e ore ad ascoltare la storia della sua vita. Lei mi prende in giro. No, è la verità. La ringrazio ancora del tè e della compagnia. Si immagini. Piuttosto, senta, non potremmo rivederci? Gliel'ho già detto, io sono una donna sposata. Non solo sposata, amo pazzamente mio marito. Beh, allora mi rassegno. Addio. Addio. La pelliccia. Signore, aspetti! L'aiuto io! Ancora lei? Sa, passavo di qua. E allora così a 16 anni decisi di abbandonare il collegio delle suore. Ah, bravo! E mi iscrissi al liceo artistico. Artisti? Sì. Insomma, ho avuto un'adolescenza molto movimentata. Sì, molto. Il professore di scultura era un uomo sulla cinquantina affascinante. Ah, sì. E mi chiese di posare per lui. Così durante il terzo anno di liceo posai nuda insieme a un ragazzo di colore. Bello, come un bronzo di Riace. Mentre il professore scolpiva, noi ci sforzavamo di rendergli la plasticità dei sensi. Prego, posi lì. Piano, ci sono le uova. Dica la verità, lei non è entrata per caso oggi in quel cinema? Beh, no. Per la verità mi succede spesso quando cambia la luna. Cosa fa lei quando cambia la luna? Beh, non mi faccia raccontare. Mi succede di tutto. Mi prendono degli attacchi tremendi. Vampate, brividi. Oh, insomma, io devo. È come se venissi colta da un raptus. Beh, oggi per la verità è stato un raptus interruptus. Ah, meno male. Se no avrei dato scandalo. Beh, adesso lei sa tutto di me. La prego, vada via, d'accordo? Beh, mica tanto. Le ho già detto che mio marito è un uomo straordinario. Sì. Buono, generoso, comprensivo. Ma almeno... E io lo amo alla follia. Almeno un... Vada, la prego. Un bacio. Esca per sempre dalla mia vita. Ma beviamo almeno una cosina, una cosa... Una... Oh. Scusi. I love you. Now my life
Ah, è lei, professore. È andato tutto bene. Anzi, benissimo. La sua terapia ha funzionato a meraviglia. Le passo mio marito. Professore, aveva ragione lei. Nel matrimonio ci vuole un po' di brivido e un pizzico di fantasia. Mamma.